Ciao ragazzi e benvenuti sul canale, oggi un nuovo video e in questo video parleremo della nostra mascotte, l'Opelastra di Thomas. Allora ragazzi, com'era l'Opelastra di Thomas all'inizio? Era un classico 1.8 aspirato da 125 cavalli, sì, il classico motore GSI dell'Opel. Poi, con calma, Thomas comincia ad apportare le prime modifiche, insomma, con un collettore di aspirazione della DB-less Dynamic, poi ha montato degli alberi a camme della Colombo Bariani, un'aspirazione diretta in carbonio, il collettore di scarico in acciaio inox e una mappatura della centralina dedicata. Con queste prime modifiche Thomas appunto comincia a divertirsi. Dato che le modifiche portate non erano sufficienti, Thomas, così per scherzo, mi lancia l'idea di fare l'Astra Turbo. E così insieme abbiamo fatto. Dopo una settimana più o meno è arrivato il motore in queste condizioni e l'abbiamo rimontato tutto quanto, pezzo per pezzo. L'Astra cominciava a darci delle gran belle soddisfazioni. Finora tutte gioie, adesso cominciano i dolori. Dopo una serata passata assieme, Thomas perde il controllo dell'auto e va a battere contro un muretto. I danni erano abbastanza ingenti, però senza pensarci molto l'abbiamo portata subito in carrozzeria e l'abbiamo sistemata subito. È diventata come nuova. Però ragazzi, non finisce qui la sfortuna, ebbene sì, purtroppo dopo qualche mese l'Astra viene sottoposta ad un fermo amministrativo. Comunque, dopo questo fermo di 3 mesi, abbiamo deciso di apportare altre modifiche all'Astra e abbiamo montato un impianto frenante maggiorato e abbiamo smontato il motore. Abbiamo montato nel motore delle bielle rinforzate ed alleggerite, una pompa dell'olio rinforzata, tutti i tubi dell'acqua, dell'olio, quelle cose lì sono state appunto smontate e messi quelli in silicone. Poi è stata montata anche una testata molto difficile da trovare, che è la testata Coscast, da un preparatore inglese, ed era anche preparata nei condotti di aspirazione e di scarico. È stata montata una turbina maggiorata che da KK16 è stata portata a KK24. Il coperchio punterie è stato smontato e l'abbiamo portato dal nostro amico Grizzly, che lui si occupa di verniciatura con aerografo, fa i lavori fatti a mano libera eccetera, ed è diventato davvero una bomba, stupendo, e lo consiglio vivamente, grande Grizzly. Sembrava andare tutto nel miglior dei modi. Però vi ricordate la testata proveniente dall'Inghilterra? Ecco, il preparatore non aveva fatto un ottimo lavoro e si piega una valvola. Questo è stato davvero un duro colpo. Eravamo abbastanza abbattuti, Thomas era stanco e voleva perfino vendere la macchina. Quindi abbiamo portato la macchina giù in garage, è stata ferma per qualche settimana. Poi siamo tornati e abbiamo preso in mano la situazione. E niente, abbiamo deciso di fare questo step finale che adesso vedrete. Finalmente ragazzi, cominciano i lavori sull'Astra e in questo step finale la macchina riceve un bel trattamento di manutenzione. Il collettore di aspirazione viene totalmente pulito e protetto da una vernice apposita come la valvola farfalla. Anche il flauto e gli iniettori puliti a fondo e revisionati. La testata viene consegnata ad uno dei preparatori esperti della zona che eseguono la lavorazione ai condotti di aspirazione e di scarico. È stato rivisto il precarico delle molle e sono state riviste anche le valvole. Nelle pause pranzo facevamo questo. Ah, quando tu vedi, Mecchedona, noi ti diamo. Fratello. Panino. Buono, panino.
Panino. Sono stati montati dei prigionieri RP nuovi, delle nuove candele per la mappatura EDS Motorsport fase 1. Ragazzi, dopo quasi un anno esce l'Astra dal garage. Poi polverata, ma ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e niente, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, seguiteci sia su Instagram e sia su Facebook, mi raccomando, che così state aggiornati insieme a noi. E niente, dai, al prossimo video ragazzi, ciao!